Megan Redda. Follow me on Instagram. Check the sound. Buongiorno bella gente, sono a casa e sto scoppiando. Ogni giorno per distrarmi un altro modo sto cercando. Voglio dirvi qualcosa per farvi alleggerire sta tensione che a poco dentro fa impazzire. Ci sono lati del virus che mai digerirai, e nel futuro a malincuore nei suoi guai impaccherai. Ma la vita è anche ora, dividiamo come mai. Con gran forza riusciremo ad uscirne se vorrai. Ha fatto abbassare di colpo l'inquinamento, e già per questa cosa è stato un portento. Non voglio essere linciata per ciò che sto dicendo, spero solo la pace per tutti in sto momento. Azzerato a quanto pare i conflitti armati, siamo in case di libertà, siamo ormai tutti privati. Ma c'è stato il terrorismo, allontanato il consumismo, sta azzerando gradualmente le differenze sociali. Buongiorno bella gente, sono a casa e sto scoppiando. Ogni giorno per distrarmi un altro modo sto cercando. Voglio dirvi qualcosa per farvi alleggerire sta tensione che a poco dentro fa impazzire. Ci sono lati del virus che mai digerirai, e nel futuro a malincuore nei suoi guai impaccherai. Ma la vita è anche ora, e vediamo come mai. Con gran forza riusciremo ad uscirne se vorrai. Vedrai che quando uscirai di casa avrai una nuova persona dentro di te, e sarai riconoscente di essere più forte. Quindi coraggio, non è il momento di mollare. Uniti ce la faremo. Che cos'altro ci sta dando questo virus? Ha bannato le relazioni extraconiugali, ha scacciato dalle strade gli atti criminali, ha eliminato per ora gli incidenti stradali. Che altro? Ha dato lavoro nel settore sanità, e ai servizi dello Stato ha ridato dignità. Ci sta insegnando cos'è lo smart working, creerà in casa dei virtual super king. Ha ripulito il lago, il cielo e il mare, e ha risvegliato il senso umano pronto ad aiutare. Ha cessato la prostituzione sessuale e tutto ciò che ce l'avrebbe fatto fare. Buongiorno bella gente. Buongiorno bella gente. Buongiorno bella gente. Buongiorno bella gente. Buongiorno bella gente, sono a casa e sto scoppiando. Ogni giorno per distrarmi un altro modo sto cercando. Voglio dirvi qualcosa per farvi alleggerire sta tensione che a poco dentro fa impazzire. Ci sono lati del virus che mai digerirai, e nel futuro a malincuore nei suoi guai impaccherai. Ma la vita è anche ora, e vediamo come mai. Con gran forza ci rialzeremo. Usciremo da queste case con la corona in testa. Restate a casa e andrà tutto bene.